Una rotonda sulla strada provinciale 460 in Borgata Vittoria, all'intersezione con Bosco Nero e l'eliminazione di una strettoia a Poncanavese sulla strada provinciale 47, importante via d'accesso alla Valsoana. Sono i due interventi che prenderanno il via nel mese di febbraio ad opera della città metropolitana di Torino e che venerdì 25 gennaio sono stati oggetto di un sopralluogo del consigliere delegato alle infrastrutture Antonino Iaria. A Bosco Nero, al posto dell'incrocio, sarà realizzata una rotonda. I lavori, che inizieranno nel mese di febbraio e saranno completati in 90 giorni, costeranno 150.000 euro. Era un'opera che il territorio aspettava da tantissimo tempo ed è proprio la nostra modalità di governo in città metropolitana, quella di riuscire a recuperare tutte le opere incompiute del passato che appunto i territori aspettavano. Non è la sola, noi abbiamo già messo a bilancio i soldi per questa rotonda già nel bilancio 2018, la gara è stata conclusa a fine dicembre, l'assegnazione dei lavori sarà la prossima settimana, quindi si cominceranno con i lavori preparatori a febbraio perché le condizioni meteorologiche permettono di fare solo i lavori preparatori a febbraio, poi si comincerà con la rotonda vera e propria. La rotonda in Borgata Vittoria rispetto al progetto originario che prevedeva tutta una modifica degli accessi anche degli edifici intorno a questo incrocio, è un progetto leggermente più ridotto ma che risolve completamente la problematica viarie. In questa rotatoria quindi abbiamo cercato di ottimizzarla costruendo, diciamo, l'anello più o meno centrata su quello che è l'attuale stato e ricavando comunque degli accessi protetti per le attività attraverso dei new jersey in cemento armato che saranno praticamente metteranno in sicurezza la viabilità interna. Abbiamo risposto alle richieste, abbiamo guardato quello che era la parte principale, che è la sicurezza della nostra gente, e quella l'abbiamo messa in prima linea. Grazie, come diceva il consigliere delegato Iaria, sono cose che abbiamo programmato prima, sono state le cose che abbiamo messo nei bilanci 2017-2018 per portarli a casa oggi come opere. Più complessi i lavori a Poncanavese. Qui verrà eliminata una strettoia cieca che in alcuni punti non consente il doppio senso di circolazione, oltre a non essere particolarmente sicura per i pedoni. I lavori del primo lotto, 450.000 euro di investimento, prenderanno il via nel mese di febbraio e avranno una durata di 180 giorni. La strettoia sarà eliminata con l'abbattimento di un edificio già di proprietà della città metropolitana e la costruzione di un nuovo muro. Nello specifico si prevede l'ampliamento attraverso la demolizione di questi terrapieni, recuperando il materiale e realizzando una scogliera cementata sul primo tratto. L'ampliamento viene sorretto proseguendo verso nord da una berlinese di micropali rivestita con un muro in pietra, sempre per dare contenimento all'ampliamento della sede stradale. Viene demolito il fabbricato presente che vediamo, il fabbricato giallo che vediamo, di nuovo con opere di sostegno quali berlinese di micropali e muro in cia rivestito in pietra, che viene sostanzialmente proseguito sino oltre il fabbricato in demolizione per un 25-30 metri al fine di, diciamo, eliminare quello che è uno dei punti più critici di questa strettoia.